Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video ragazzi. Dirigiamoci un attimo al forte di Farod, perché qui dobbiamo trovare il ruggito di Greyjoy. Però prima dobbiamo ammazzare questo enorme drago che ha più o meno tra i 90 e 100.000 di vita. Quindi proverò ad usare qualsiasi armamento incantesimo per farlo fuori subito. Per fortuna non ci attacca perché sta dormendo. Non ce la fa neanche perché è bello grosso e sta dormendo, non ce la fa più. Non ce la fa più. Quindi proveremo ad usare un po' questo armamento e vedremo un po'. Vediamo. Non gli ha fatto proprio niente. Proprio niente, sincero. Proprio niente. Quindi una volta ammazzato vi darà così un cuore da portare alla cattedrale della comunione dragonica. Fate uno scambio e vi darà così il ruggito di Greyjoy. Neanche la commenda di Azur ha fatto 10.000 di danno. Useremo così la nera fiamma funesta, che è ancora più letale. Sacriterma è un grande, veramente un grande. La lama nera non è male, sincero, non è male. Poi dipende anche dal talismano che sto usando. Niente, guarda. Gli fai il solletico, niente. Ok, è morto. Ok, è morto. Ok, abbiamo ottenuto così il cuore di drago. Portiamola alla comunione, la cattedrale della comunione dragonica. Andiamo lì e ci facciamo uno scambio e ci darà così l'incantesimo. Ok, andiamo un attimo al muro ardente e da qui vi porterò direttamente a questa cattedrale. Ce ne sono molte altre, però questa qui è quella dove sta proprio su una terra, non su un'isola, che bisogna prendere un tunnel, attraversare così un mare e andare dall'altra parte della terra. Quindi no, questa è quella più vicina. Ed eccola qua. Un attimo che mi libero di questo. Adoro questo incantesimo, veramente lo adoro. Ok, eccolo qua. Ecco il ruggito. Servono due spazi, due slot per usarlo. Memorizziamolo. Ok, ed eccolo qui. Quindi spero tanto di esservi stato d'aiuto in questa nuova guida su Elden Ring. Ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate un like per non perdervi altri tutorial come questi, su come trovare molti incantesimi, su come trovare molti oggetti, armamenti, incantesimi, cioè già l'ho detto, vabbè. Comunque grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!